A detta dei sindacati, il decreto governativo che regola le chiusure delle attività produttive sarebbe insoddisfacente in quanto, secondo CGIL, CISL e UIL, sono ancora troppi settori, circa un'80, considerati strategici per la produzione. Il decreto del 22 di marzo, che definisce il codice Ateco delle attività essenziali, è di per sé un decreto con delle maglie troppo larghe, in cui viene ritenuto essenziale praticamente, non dico quasi tutto, ma molto. E al di là dei codici Ateco delle attività aziendali ci sono un paio di commi che danno la possibilità anche a chi non rientra dentro alla lista delle attività essenziali di poter continuare a rimanere in attività previa comunicazione alla prefettura. Quindi questo di fatto comporta che non è propriamente un decreto, come è stato definito, più d'Italia. E non è facile tracciare un quadro delle attività nella provincia di Ravenna che chiuderanno. Sicuramente il settore ceramico ha optato per la chiusura. Abbiamo l'automotive che segna il passo con delle fermate anche di aziende importanti tipo la Vulcaflex, ma diciamo che il coronavirus in questo caso è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso rispetto a un mercato che già segnava il passo da qualche tempo.